Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, qui il vostro Michele Marallino, cantatore, produttore discografico indipendente, ufficio stampa dal 2016, anche formatore e consulente musicale. Se è la prima volta che ti imbatti in un mio video, ti invito a dare un'occhiata a questo canale YouTube, spulciare le playlist, i video, iscriviti perché qui trovi un sacco di materiale utile, tutorial, strategie, video veramente incredibili. Iscriviti e attiva la campanella per restare aggiornato. Grazie a tutti quelli che si iscriveranno, grazie a chi è iscritto, ai fedelissimi. Oggi vi voglio far vedere una roba incredibile, voglio darvi dei suggerimenti originali per creare del merch da vendere al banchetto o anche online. Prodotti originali, veramente interessanti. Io su questo sito, Etsy, è un sito che praticamente permette agli artigiani di vendere i loro prodotti, le loro creazioni. E guardate che cosa ho trovato. Ce ne sono tanti che fanno queste cose. Ora vi segnalo questo. È un venditore, si chiama Laser Chimp. Venditore che sta nel Regno Unito, leggo. Allora, innanzitutto partiamo da una cosa semplice. Il portachiavi con lo Spotify Code. Fichissimo. Abbiamo parlato degli Spotify Code, ovvero appunto questo, si tratta di questo codice che praticamente può, inquadrandolo attraverso l'app di Spotify, far partire il pezzo. Andatevi a vedere il mio video, lì faccio vedere come si creano, da dove si va a prendere lo Spotify Code, ed è una figata, cioè voi potreste rilasciare un singolo, ecco, e vendere il portachiavi di quel singolo. Ora lui lo vende a 6,77€. Più, sì, scusate, a 6,07€, voi lo potreste vendere al banchetto a 12€, 15€, 20€, il portachiavi con il singolo. Diciamo che ormai il merch ha una valenza di supporto della band, perché appunto i dischi non si vendono più, allora cercare di vendere qualcosa di originale, cioè io il portachiavi col singolo, cioè, lo vorrei vedere ad un banchetto. Però la cosa più carina, secondo me, guardate che cosa fa con lo Spotify Code completo, realizza queste targhe, è fighissimo, sono delle targhe con appunto in acrilico, credo sia plexiglass sostanzialmente, fa anche delle cornici, vedete, con 8,51€ possiamo avere, a me piace con lo sfondo bianco, possiamo ordinare qui su Etsy, praticamente, puoi selezionare il colore, scegliere un'opzione, le dimensioni, dopodiché puoi inserire o appunto la canzone, aggiungi la tua personalizzazione, puoi aggiungere anche una foto, cioè puoi creare anche, magari puoi anche stampare delle playlist con i tuoi brani, oppure un singolo, quindi la copertina del singolo. E praticamente lo Spotify Code qui sotto con il player è fighissimo, cioè vendere un oggetto del creare un oggetto del genere 8,51€, questo lo puoi vendere anche a 30€ per i fan più affezionati, ma anche semplicemente questi costano meno, credo, no, costano uguali questi in plexiglass, guardate quanto sono belli. Per ogni singolo, magari siete una band che non ha fatto ancora il disco ma sta andando a suonare, ha rilasciato una serie di singoli, al banchetto potreste mettere questo, oppure creare una versione speciale di un singolo e quindi stampare la cornice. Io credo che uno di questi me lo ordino subito, no, meglio qui, meglio black col... no, lo voglio black col white, no, però la cornice la voglio black. Possiamo anche stamparlo nero o trasparente. Vabbè, faccio prima selezionare da qui, dopodiché la taglia lo voglio gigante, ok, ecco, gigante costa di più, vabbè, prendiamo quello da 8,51€ che sono 148x104, metto qui il nome dell'artista, o posso mettere praticamente nome artista, il nome della canzone, quindi per esempio La vita è un'altra cosa, Michele Marallino. Lui praticamente va a prendere lo Spotify Code e praticamente lo stampa, bellissimo. Cioè, avere questi quadri da vendere
per i fan più affezionati, chi vuole spendere 30 euro lo potete rivendere. È veramente, veramente un'idea originale. Fatemi sapere che ne pensate. Anche il portachiavi è molto carino con il codice della canzone. Possono essere due idee molto originali che vi volevo segnalare. Fatemi sapere che cosa ne pensate. E se questo video vi è stato utile, vi chiedo, come al solito, di sostenere il canale, iscrivervi, attivare la campanella, commentare, mettere like. Per oggi è tutto. Io vi ringrazio. Fatemi sapere nei commenti che ne pensate. E il venditore si chiama LaserCimp, quindi vi basta andare su Etsy.com, scrivere LaserCimp. In realtà lui realizza tante altre cose, però ecco. Questi due prodotti sono molto inerenti alla musica e mi andava di segnalarli. Veramente interessante, anche il portachiavi. Fatemi sapere che ne pensate, commentate, commentate, commentate. Grazie a tutti, noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!